La Puglia risente ancora di problematiche di carattere amministrativo nell'area pediatrica. Nel tempo è aumentata la complessità assistenziale e ospedaliera. Lo sostiene il dottor Luciano Cavallo, presidente onorario della Società Italiana di Pediatria, a margine del congresso regionale pugliese in corso a Bari. Oggi assistiamo a bambini medicalmente complessi che hanno bisogno di un'assistenza multidisciplinare sia in ambito ospedaliero che a livello territoriale. A questi bambini in particolare è rivolta l'attenzione di questo congresso, ma in realtà i temi centrali del congresso sono rappresentati anche e soprattutto dalle problematiche che interessano anche altre aree, penso all'area cardiologica, all'area chirurgica, aree in cui la Puglia ancora oggi non ha una sufficiente capacità di attrazione. In particolare l'attenzione è stata rivolta al polo pediatrico e al Giovanni XXIII, l'unico ospedale pediatrico da Napoli fino a Palermo. Di fatto questo ospedale ancora oggi presenta numerose criticità. Cosa occorrerebbe a suo avviso per provare a porre argine a queste criticità, no? Beh, è chiaro che naturalmente il problema è innanzitutto economico, perché è chiaro che naturalmente senza dedicare dei fondi in qualche modo destinati specificamente al bambino e alla tutela della salute del bambino non si può far nulla. Ovviamente dalle risorse economiche ne derivano ovviamente gli investimenti. Bisogna investire fortemente, secondo noi, come Società Italiana di Pediatria, nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII.